Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi della xerodermia nelle persone con lupus eritematoso sistemico. La xerodermia è una condizione in cui la pelle è estremamente secca, disidratata e priva di umidità. Nelle persone con lupus eritematoso sistemico, l'EX, una malattia autoimmune che può colpire vari organi e tessuti, inclusa la pelle, la xerodermia può manifestarsi con i seguenti segni e sintomi. Secchezza cutanea. La pelle è notevolmente secca e può apparire tesa, ruvida e squamosa. Prurito. La secchezza cutanea è spesso accompagnata da prurito intenso, che è uno dei sintomi più fastidiosi della xerodermia. Arrossamento. La pelle può apparire arrossata e irritata, specialmente nelle zone colpite dal lupus cutaneo. Desquamazione. La pelle può essere soggetta a desquamazione, con formazione di squame o placche di pelle morta che possono staccarsi dalla superficie. Sensibilità cutanea. La pelle secca è più suscettibile a irritazioni e reazioni cutanee. La pelle può diventare più sensibile agli agenti irritanti. Fessurazioni. La pelle secca può causare fessurazioni o crepe, che possono essere dolorose o sanguinare. Fotosensibilità. Alcune persone con lupus eritematoso sistemico sviluppano una maggiore sensibilità alla luce solare, fotodermatosi. La pelle può reagire negativamente all'esposizione ai raggi UV, causando un'eruzione cutanea o peggiorando i sintomi di xerodermia. Nel caso del lupus eritematoso sistemico, è importante notare che i sintomi della xerodermia possono sovrapporsi a quelli della malattia stessa, poiché il lupus può colpire la pelle, causando lesioni cutanee. È fondamentale adottare misure per mantenere la pelle idratata e proteggerla dalla luce solare, poiché l'esposizione ai raggi UV può scatenare o esacerbare i sintomi del lupus. La gestione della xerodermia nelle persone con lupus eritematoso sistemico può includere l'uso di creme idratanti e emollienti, l'adozione di misure preventive per ridurre l'esposizione ai raggi UV, come l'uso di creme solari ad ampio spettro e l'abbigliamento protettivo, e il monitoraggio costante dei sintomi cutanei in collaborazione con un reumatologo o un dermatologo specializzato nella gestione del lupus. Poiché il lupus eritematoso sistemico è una malattia autoimmune complessa, la gestione dei sintomi della pelle dovrebbe essere integrata in un piano di trattamento più ampio per la malattia, che può includere farmaci immunosoppressori e altre terapie specifiche. È fondamentale lavorare a stretto contatto con il proprio team medico per una gestione completa e personalizzata del lupus e dei sintomi associati, compresa la xerodermia. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.